Per fare la pasta per i sofficini ho messo 400 ml di latte di soia in un pentolino, ho aggiunto 200 g di farina di qualsiasi tipo e un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva e del sale. Adesso facciamo cuocere finché stacca dalle pareti, un po' come si fa col bignè praticamente quando fa la palla. La tiriamo via dal fuoco e la lasciamo raffreddare. Nel frattempo prepareremo il ripieno per i nostri sofficini. Ecco, arrivati così, vedete, questo è il nostro impasto, possiamo spegnere e lasciamo raffreddare. Nel frattempo vado a preparare la mia solita besciamella vegana, faccio poca perché faccio proprio un esempio. E come trovate la ricetta, comunque è una 10 parti di latte, una parte di farina, una parte di olio. Quindi io faccio 200 ml di latte di soia, aspettate, e 200 metto 20 g di farina e 20 g di olio di semi di girasole. Butto la farina e faccio cuocere il roux un pochino, dopodiché aggiungerò il latte già scaldato di modo che non si formino grumi e un po' di noce moscata se si vuole e un po' di sale, anche del pepe in questo caso, visto che va a fare la farcitura dei nostri sofficini. Io metterò anche un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie per renderli più formaggevoli. Potete altrimenti usare del vecchio formaggio, naturalmente, però io qui non li uso. Ecco, come vedete, è già pronta. Se la si vuole un po' più densa, si mette più farina, naturalmente, oppure si fa cuocere un pochino di più. Riprendiamo la nostra pasta che nel frattempo si è raffreddata e la andiamo un po' a infarinare di modo che non appiccichi più. E vedete, facciamo proprio un panetto di pasta, pasta asciutta, quasi, visto che manca un elemento fondamentale. E poi la tiriamo col mattarello in una sfoglietta abbastanza sottile, ma non tantissimo, che andremo poi a riempire con quello che vogliamo. Io come esempio, insomma, non è che ho in casa tantissime cose da per farcire. Facciamo con la besciamella una volta che si è raffreddata e metterò dei funghi e dei pomodorini secchi, poi ognuno lo fa a proprio piacere naturalmente. Ecco, cerchiamo di non aggiungere tantissima farina perché altrimenti diventa veramente dura. La tiriamo quindi con il nostro mattarello e poi la andiamo a tagliare con un coppa pasta. Vedete, è molto morbida. Si tira anche bene, naturalmente. Cerchiamo di lasciare sempre della farina in modo che non attacchi. Ecco, direi che ancora un attimo. Adesso togliamo i dischi. Potete usare anche l'attrezzo se lo avete, quello per fare i ravioli. Ad usare un coppa pasta, vedete, di questa misura, di modo che viene, poi lo andremo a chiudere con la forchetta con dentro il suo ripieno. Potete farlo anche più grande o più piccolo, insomma, come vi va. Naturalmente la pasta dei ritagli si riutilizza.
Riprendo la mia besciamella che nel frattempo si è raffreddata. Io questo l'ho un po' allargato perché mi sembrava un po' piccolino. Quindi vado a mettere un po' di besciamella all'interno e magari un qualche pomodorino secco con un funghetto. E poi lo vado a sigillare. Volendo farlo più grazioso si può usare i rebbi della forchetta. Questo possiamo cuocere sia in forno, diciamo, che sulla teglia. Eccoli pronti, vedete come sono belli cremosi. Questi sono quelli cotti fritti, insomma, con teglia, con l'olio. Questi sono stati invece cotti nella friggitrice ad aria e quindi senza aggiunta di nessun tipo di olio. Adesso ve ne taglio uno.